innanzitutto ci tenevo io, che il nostro vescovo c'ha sempre questa attenzione, questa graziosità di essere sempre presente in tutto quello che le nostre comunità, ecco, non solo lo fa per noi, ma è sempre presente. Quindi la prima cosa, essendo dal cuore, ecco, è esprimere la gratitudine per la sua venuta. Poi ci tenevo innanzitutto, ricordate, ci prepariamo a vivere un momento importante per la nostra città. Questo vuole essere un piccolo segno, un piccolo omaggio a Sant'Anna, perché ci prepariamo a vivere i 40 anni. Sapete che Sant'Anna, sono dal 13 maggio 1984, è stata proclamata patrona insieme a San Sebastiano della città di Caserta. Quindi questo vuole essere un piccolo segno di gratitudine a Sant'Anna per tutto quello che ha fatto, ecco, in questi anni per ciascuno di noi. Vogliamo fare, come lo sappiamo fare molto popolarmente, facciamo un applauso a Sant'Anna. Grazie a chi, ecco, grazie a lei che ha ispirato questo modo di, ecco, di dare gloria a Dio attraverso questo mosaico. Grazie a tutti voi qui presenti, le autorità che sono rese presenti, ecco, grazie al comune che sempre c'è vicino, grazie a tutti gli accollatori qui presenti, non soltanto gli accollatori di Sant'Anna, ma tutti i diversi presidenti dei vari accollatori della nostra diocesi. Grazie a Don Giovanni, grazie a Don Giovanni. Che ha lavorato tanto in questo santuario. E poi non è l'ultimo, però, ecco, permettetemi anche fraternamente, ecco, di ringraziare anche la famiglia Cadurano che ci ha donato questo proprio con la città. In questa gratitudine ascoltiamo la parola del nostro vescovo. Sono davvero contento di essere qui con voi a vivere questo momento nel quale voi rendete in qualche modo onore alla nostra santa patrona. E il carissimo Don Andrea diceva che sono 40 anni che Sant'Anna è la patrona della città, e io pensavo davvero come Sant'Anna fa proprio come la nonna anche per noi, è la nonna di Gesù, ma è anche la nonna di Caserta. E come fanno tutte le nonne, le vere nonne, Sant'Anna tiene unita la nostra città e Sant'Anna ci invita a stare uniti intorno a Gesù, ad accogliere Gesù come lei ha insegnato a fare alla figlia sua santissima, la beata e sempre Vergine Maria. Quindi davvero io ringrazio il Signore per la presenza di Sant'Anna in questa città, le affidiamo questa città e lei davvero la custodisca questa città, faccia sì che non si allontani dal Signore, che questa città davvero sappia mettere al centro Gesù, che sia come una famiglia vera nella quale si dà importanza alle cose vere, alle cose importanti, e si cerca di stare uniti, e si cerca di condividere, e si cerca davvero di fare esperienza della comunione fraterna che nasce però sempre dalla comunione con il Signore, dalla comunione con colui che è il più forte. Avete ascoltato oggi nel Vangelo di Marco, in questa messa, Gesù è il più forte. Quando c'è Lui, allora davvero tutto va secondo il Signore. Quando noi invece lo togliamo di mezzo, lo mandiamo via, non lo accogliamo, allora davvero c'è il vuoto, c'è la solitudine, c'è la morte. E allora che Sant'Anna ci aiuti veramente a fare di Caserta una città che ama il Signore, che ama Gesù, e una città che metta Gesù al centro. Io però voglio ringraziare tutti coloro che zelano l'onore di questo santuario,
perché vedo che si fa tanto in questo santuario, è un santuario davvero dove si sperimenta la presenza del Signore, e permettetemi, devo dire anche grazie a chi continua l'opera di Don Giovanni, perché Don Giovanni è stato un sacerdote straordinario in questo santuario, ma Don Andrea sta continuando in una maniera molto bella quest'opera, per cui davvero gli diciamo grazie con tutto il cuore.